Ciao, sono Camille Britorreale, sono rappresentante dell'Istituto del Dipartimento di Interior and Furniture Design e arrivo dal Venezuela. Io ho deciso di venire allo IAD perché mi piaceva Torino come città, mi sembrava di dimensioni perfette, mi sembrava una città di studente e ci si trova il design ovunque. E quando sono venuta al colloquio per la prima volta mi sono reso conto che volevo far parte di tutta questa atmosfera. Perché mi piaceva la gente, mi piaceva il posto e il lavoro degli studenti mi sembrava veramente impressionante. In quanto alla scelta di fare interior design, ho scelto questo perché da sempre mi sono trovata ad ammirare gli spazi, le case, il design, il colore, la luce. E ho pensato per un po' a fare architettura e mi sono reso conto che volevo fare qualcosa più specifico, volevo veramente capire gli spazi. E la gente, quello che serviva alla gente, progettare per loro e le loro necessità. E per me questo bachelor rappresenta quello, capire la psicologia dell'abitare e dare alla gente quello che gli serve veramente. Il corpo docente dello IAD è fatto di professionisti, di designer, architetti, che fanno questo lavoro tutti i giorni e per quello l'approccio dell'insegnamento è molto pratico e ti permette di capire com'è il mondo del design adesso e come funziona. Quello che mi piace di più è il feedback che ti danno, come ti seguono e come diventano parte del tuo progetto. Ti conoscono al punto di seguirti per farti crescere creativamente, personalmente, non è una cosa generale. Il programma accademico di Interior Design si divide in due parti, c'è la parte più necessaria e basica dell'interior design, come il disegno tecnico, l'home design, tutta la parte digitale, ma c'è anche tutta la parte più culturale, che secondo me è molto utile. C'è storia del design, storia dell'arte, psicologia del design, che sono cose che ti aiutano a capire il mondo del design e il tuo stile in questo mondo. Al secondo anno, e soprattutto al terzo anno, si comincia a lavorare con aziende esterne e si capisce come funziona il mondo del design e ti puoi trovare in questo mondo. Già dal primo anno anche si inizia a fare un portfolio del tuo lavoro, perché lo IAD richiede di fare due concorsi a semestre che ti aiutano a capire come lavori e secondo me questo è molto utile. Allora, se come me vuoi essere una designer, vuoi creare e vuoi pensare in grande, sei appassionato di questo, ti aspettiamo allo IAD. Ciao!